in quest'area vocata per l'industria e l'artigianato di qualità. Ho lavorato per tanti anni, avevo tanti clienti in quest'area e ricordo bene la qualità delle maestranze, la serietà degli imprenditori. Dicevo al direttore venendo qua che non ho mai avuto un insoluto in tanti anni, in 35 anni di attività in questa zona. Quindi è Le un... nostre strutture hanno al loro interno sostanzialmente degli imprenditori che valutano quelle che sono le richieste, quindi oltre a quella che è l'analisi del bilancio, di tutti i fattori classici delle voci di bilancio, si fa una valutazione di quello che è il progetto imprenditoriale, quindi capire se la persona che chiede dei denari è in grado di fare il mestiere che sta facendo, e tante volte. Grazie anche all'incentivazione di Regione Lombardia, e quindi ci ha permesso di salvaguardare e di consolidare tante imprese che in quella fase lì rischiavano di chiudere. Ma poi abbiamo avuto varie fasi, non da ultimi le due guerre, i problemi energetici, inflazione, costo delle materie. Della provincia di Milano, insomma anche del Magentino, del Bertegrasso, quindi per noi è una forte responsabilità questa. Il nostro è un rapporto che comunque è un rapporto consolidato già da qualche anno, e quindi abbiamo cominciato e imparato a conoscerci e a lavorare bene insieme. Quindi rinnovo i miei ringraziamenti per la fiducia. Questo è un territorio in cui c'è molto da lavorare, no? È un tessuto imprenditoriale e artigianale molto importante. La cosa che noi facciamo principalmente è quella comunque di cercare di mettere sempre in contatto i due mondi, cioè quello bancario che in sua continua evoluzione, e quello del tessuto imprenditoriale.